luce del ritorno quando è notte. Ricorda la partenza di risveglio, l'odore di debolezza, le gambe e la stanchezza e gli automobilisti, contenitori di caffè. A soli 40 anni di distanza, la stanza di mio nonno era la mia. Io facevo la dieta, lui faceva la fame, ed il suo cinema era la ferrovia. Signori, signori, si muore davvero di malinconia. Ruggiva da un sigaro spento, fingendo di distrarsi. E mia nonna in un quadro colori di seppia, da dietro un cappello, sembrava la Sastri. Amletico fu il dubbio, chi me lo trasmise, e ciò che non mi ammazza poi non mi fa dormire. Amletico fu il dubbio, chi me lo trasmise, ciò che non mi ammazza poi non mi fa dormire. Viviamo stagioni di zucchero e aceto, appesi per collo ad un nuovo decreto, al ministero delle occasioni perse. Preserviamo i frutti e ci mangiamo le scorze, tra fanfare e tamburi, menestrelli e giornali. Ci occupiamo di guerre e di animali sociali, di zingari e nubili, di vedove di Stato. Abbiamo pareri per ogni mercato. Amletico fu il dubbio, chi me lo trasmise, e ciò che non mi ammazza poi non mi fa dormire. Amletico fu il dubbio, chi me lo trasmise, e ciò che non mi ammazza poi non mi fa dormire. Parliamo dialetti saltando sulla moda, come lucertole impazzite a cui tagli la coda. Siamo leggeri ed inchinati al nuovo vento, senza radici sotto i piedi, senza acqua né cemento. Parole confuse che ci abitano in bocca, mostriamo il petto e nascondiamo le rose nella giacca, e col coltello ci pettiniamo il viso. Vendiamo al nemico il nostro sorriso. We'll be right back.
Grazie, buonasera a tutti. Porti al buio, io non vedo neanche me, non sento neanche questo odore intorno a sé, se sia di merda o di caffè. Io sono l'uomo che vendeva idee in quel mercato delle marionette, c'è sempre qualcuno che ha bisogno ancora di me, qualcuno che confonde ancora la merda ed il caffè. Se tutto chiaro ti confondo io, a far la nebbia nelle teste ci so far da Dio. Cos'è quel viso chiaro e la sudorazione? Stacca l'assegno, te la vendo io la soluzione. Tienimi la mano, 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 tienimi. Ero un ragazzo promettente, a scuola andavo bene. Le ragazzine che impazzivano per la mia mimica, per la postura e per la stazza un po' geometrica, per la prestanza eccezionale, educazione fisica. Andai al liceo e all'università, studiai da manager le scienze e la politica. Una carriera promettente, altro che in fabbrica, in una banca tra i mercati e la retorica. Io che dettami li facevo a mio consumo, e quante leggi dall'aspetto assai simpatico. Ora galleggio in questo mare psicopatico, in un confine psicolabile e patetico. Tienimi la mano, 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 tienimi. E ora mi trovo con le mani fredde qui, sono l'uomo ragno con la calza maglia in testa, come un leone tramutato in colibrì, come un biscotto sbriciolato al fondo della busta. Io che non c'entro neanche l'ultima illusione, schiaccio col culo i vecchi occhiali da nottambulo, solo seduto sul divano alla televisione, e pronto il brodo, la flanella e rom in capsulo. Alessia Tondo! Mi alzo presto la mattina a lavorare, freddo il latte, caldo il viso, non c'è niente da mangiare. Pantaloni stropicciati, la camicia a macchie blu, penso stanco al mio lavoro, ma non lo ricordo più.
penso stanco al mio lavoro, ma non lo ricordo più. Sigaretta accesa, nel silenzio la TV vomita parole di ottimismo e di virtù. Parla il corporato con modestia d'oro a reti unificate con sua santità ed il clero. Parla delle donne e delle tasse sulla casa, parla di lavoro dei programmi della NASA, parla di bambini degli asili in Mozambico, parla di miseria postmoderno falso antico, parla di diritti di preservativi e fame, parla di lupini di mercati di puttane, parla di ottimismo come un vero nobiluomo, chiude la puntata, si rifugia nel suo duomo. Sciolte visi in alto dalla torre di Babele, mille lingue il mondo intero, una voce, una preghiera, Ave Maria, Ave Maria, piena di rabbia, piena di rabbia, la pace non c'è, la pace non c'è, Santa Maria, passami Dio, parli con noi peccatori, Santa Maria, passami Dio, parli con noi peccatori, adesso nell'ora delle nostre. Grazie.